Grazie, signora Adam. Se c'è ancora qualcosa che posso fare, signora. Non sa quanto lo vorrei, ma lei ha già fatto così tanto per lui. Di cosa si tratterebbe, signora? Io e il signor Van Weyden siamo davvero molto preoccupati per Lizzie, specie da quando lei ha trovato i biglietti di prima classe per Las Vegas tra le cose del signor Posso Delbrück. comprendere. Come può un semplice poliziotto permettersi un volo del genere? E mi creda, lo dico molto a malincuore. Ma dobbiamo prendere in considerazione la possibilità che la stia sposando per interesse. Lo crede davvero? Beh, tutto lo lascia pensare. E il signor Van Weyden comunque ne è certo. Ma allora dobbiamo intervenire con decisione. Mi scusi se mi intrometto in una questione di famiglia. Lei fa già parte della nostra famiglia, ma non posso chiederle una cosa del genere. Nemmeno se ne va del bene della ragazza. Signora Graffenberg, la prego, mi dica tutto. Dunque, il fatto è questo. Se uno dei documenti fatti a Las Vegas venisse smarrito, il matrimonio non potrebbe essere trascritto. Smarrito? Me ne occuperei io stessa, ma le mie condizioni di salute non me lo permettono. Ma si tratta di un furto. Non può chiedermi di rubare. Sì, ha ragione, Adam. Speriamo che il signor Delbrook sia mosso da un sentimento onesto e abbia intenzioni serie. Anche se al momento non sembra. Va una birra? O preferisci qualcos'altro? Che cosa ti ha detto, Luisa? Non è affatto sicura di potersi fidare ancora di me. Sta soffrendo. Che cosa vuoi che ti dica? È colpa mia, ho rovinato tutto. Luisa è ancora sotto shock. Devi soltanto darle un po' di tempo. Credi che cambierà qualcosa? Ma certo. Non è facile da mandare giù. Lascia che ci dorma sopra. Non penso che serva. Mia madre dice sempre: il nuovo giorno porta nuove possibilità. Ascolta, Simon, ti prepariamo il divano. Stasera dormi da noi e dai a Luisa il tempo di pensarci su con calma. E domani torni a casa e parlate di nuovo, ok? Ok. Grazie. Riesci a dormire? È la coscienza sporca che ti tiene sveglia. Senti, lasciami in pace. Ora sarai soddisfatta. Hai ottenuto quello che volevi. Quello che volevamo. Anche tu volevi che quei due si lasciassero. Ma al contrario di te, sono rinsavito giusto in tempo. Tu ti sei spinta troppo in là. È per questo che sei rimasta sola. Well, it's not hard to see. Anyone who looks at me knows I am just a rolling stone. Never landed any place to call my own, to call my own. Well, it seems like so long ago, but it really ain't, you know. I started off a crazy kid. Miracle I made it through the things I did, the things I did. Well, someday I
I had a chance to settle down, get a job and live in town, work in some old factory. I never liked the foreman standing over me. Over me. No, I'd rather walk a windy road, rather know the things I know, see the world with my own eyes. No regrets, no looking back. Someday I'll go where there ain't no rain or snow. Till then I travel alone and I make my bed with the stars above my head, and I dream of a place called home. Caro Simon, ho pensato tanto a quello che mi hai detto ieri. Ehi, buongiorno. Buongiorno. Allora, come stai? Un po' meglio, grazie. Dai, siediti. Non ho tempo, devo parlare con Luisa. Adesso? Non posso più aspettare. Il nuovo giorno porta con sé nuove possibilità. Tua madre dice sempre così, no? Mia madre dice anche che la colazione è la cosa più importante. Non posso proprio, devo assolutamente parlare con Luisa. Devo dirle che lei è l'unica donna che abbia mai amato. È la cosa più giusta, non si può sempre cercare di evitare i problemi, sarebbe da vigliacchi. Io amo Luisa. E farò l'impossibile per farmi perdonare. Devi rassicurarla, farle capire che può fidarsi di te. Non importa quanto ci vorrà, avete tutto il tempo del mondo. Nessuno dei due deve prendere un treno, mi sembra. Auguratemi buona fortuna. Buona fortuna. Va bene. Sì, sono curiosa. Qualche volta. Ma lei ne ha approfittato e mi ha insultata. Sta facendo di tutto per dare la colpa a me, quando invece è stata lei ad invadere la mia privacy impicciandosi delle mie cose. Non mi sono affatto impicciata, ho solo letto una mail. Una mia email? Perché lei non lo farebbe, vero? No, io non mi permetterei mai di spiare qualcuno. C'è ancora chi ha il senso dell'onore. Allora, che succede qui? Non si fa colazione in questa casa o siete troppo impegnati per occuparvene? La colazione fa parte dei nostri compiti, signore. Meraviglioso. Allora prenda nota di quello che voglio. Pancake con sciroppo d'acero, se sa di che parlo, fra mezz'ora. Oh, beh, se lo chiede con questa gentilezza non le si può negare niente. Non si arrabbi, signora Landman. È pericoloso alla sua età. Non si preoccupi per la mia salute, signore. Ah, dimenticavo, porti il caffè latte per Lissi. Anzi, cappuccino con molta schiuma, mi raccomando. È già in sala da pranzo. Io fra mezz'ora sarò qui. Quell'uomo è odioso come il suo... Che ne facciamo? Dobbiamo buttarla? Signor Adam, ha sentito? Cosa ha detto? Che trovo indecoroso buttare una colazione per i capricci di quel tizio. Ah, sì, sì. Che le succede, signor Adam? Ha l'espressione di uno che ha appena visto un fantasma. No, niente, voglio scusarmi un attimo. Ho dimenticato di riordinare la camera della signora. Ah. Luisa! Luisa! Regionale diretto a Valdru è in arrivo al binario 3, anziché al binario 2. Ma cosa sto aspettando? Ho già preso la mia decisione. L'ultima volta che volevo lasciare Falkenthal, Simon mi ha fermata. Luisa! Ti prego, rimani.
Sei tu la donna di cui mi sono innamorato fin dal principio. Non tua sorella. Non partire. Diamoci una possibilità. Ma allora era tutto diverso. Non so neanche se voglio che mi fermi questa volta. Caro Simon, ho pensato tanto a quello che mi hai detto ieri. Anche per me il nostro amore era la cosa più importante. Ed è per questo che il dolore del tradimento è così profondo. Quando si ama qualcuno, la sincerità e la fiducia sono fondamentali. E tu mi hai deluso. Non posso più rimanere qui a Falkenthal. Ci sono troppi ricordi, non potrei sopportare di incontrarti, di ricordare quello che eravamo. Ho bisogno di ricominciare da capo. Dal profondo del mio cuore, ti auguro di essere felice. Luisa. Simon, sai dirmi dov'è Luisa? Io le devo parlare. Se n'è andata. Ah, finalmente. Attestato. Cos'è che diceva? Per carità, non mi permetterei mai di spiare qualcuno. C'è ancora chi ha il senso dell'onore. Il treno regionale diretto a Valdru è in partenza dal binario 3. I signori viaggiatori riusciremo sono a recuperare di salire a bordo. Sì, voglio proprio vedere. Il treno regionale diretto a Valdru è in partenza dal binario 3. No, ce la faccio, grazie. I viaggiatori sono pregati di salire a bordo. Io non posso starmene qui a guardare. Sottrae a Elisabeth van Weyden tutto il suo patrimonio. La prego, mi aiuti. Dovevo agire in prima persona contro Delbrook. Se qualcosa va storto, non lo potrò mai perdonare. Ha lasciato Falkenthal. Cosa? Se n'è andata. Non tornerà mai più.